pizza per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Ta-da! Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo un'altra incredibile puntata di Tadà come giorno della settimana. Questo, lo sapete, è riservato ad approfondire insieme alcuni argomenti che riguardano la salute a 360 gradi del nostro corpo e della nostra mente, perché lo sapete, qui lo diciamo sempre, sono strettamente interconnessi tra loro, e quindi noi anche oggi ve ne daremo una nuova prova, come se naturalmente non bastasse. Iniziamo subito il nostro excursus sulla salute di quest'oggi. Sono molto contenta di avere in studio con me il professor Edoardo Mannucci. Buonasera professore. Buonasera. Benvenuto qua nel nostro studio e con lui ci preoccupiamo e occupiamo di affrontare l'argomento legato a una patologia che, ahi noi, pare essere molto diffusa e che è quella del diabete. Primariamente professore, che cosa si intende appunto con diabete e quante tipologie di diabete finora sono state scoperte e quindi sono state riconosciute? La parola diabete significa semplicemente glicemia alta. Quando la glicemia, cioè il livello di zucchero nel sangue, supera un certo livello, si definisce convenzionalmente diabete. Le cause che possono determinare l'aumento della glicemia sono molte e sulla base delle cause che determinano appunto l'aumento della glicemia si distinguono vari tipi di diabete che sono molto diversi tra loro poi anche per trattamento. Tra i tanti tipi, quelli più frequenti nella nostra popolazione sono due, cioè il diabete di tipo 2 nell'ordine di importanza di frequenza e poi il diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 2 è quello che riguarda circa l'85% di tutti i diabetici in Italia. Il diabete di tipo 1, che invece è responsabile di meno del 10% dei casi, tutti gli altri tipi presi complessivamente non raggiungono il 10%. Il diabete di tipo 2, che è quello più frequente appunto in Italia, è una forma in cui si ha una relativa carenza della produzione di insulina associata a una ridotta sensibilità dell'organismo all'effetto dell'insulina. L'insulina è l'ormone che normalmente riduce la glicemia. Messe insieme queste due cose appunto provocano un aumento lento e progressivo della glicemia che può essere curato con l'alimentazione, l'attività fisica, i farmaci, molti diversi farmaci e eventualmente l'insulina. Il diabete di tipo 1 invece è una forma autoimmunitaria in cui il sistema immunitario riconosce le cellule del pancreas che producono l'insulina come se fossero cellule strane e monta contro queste cellule una specie di reazione di rigetto, simile a quella del rigetto di un organo trapiantato, anche se molto più sfumata, molto più debole. E l'effetto di questo è la distruzione delle cellule che producono l'insulina e quindi un deficit grave di insulina, da cui deriva l'aumento della glicemia. Ecco, che tipo di incidenza hanno sulla nostra popolazione? Perché lei giustamente ha detto che il diabete 2 è di tipo 2 più diffuso rispetto all'altro. Colpiscono di più uomini, colpiscono di più le donne. Che tipo di incidenza è e quali sono i fattori che in qualche misura possono determinare queste patologie? Le differenze tra uomini e donne in realtà sono modeste nel rischio di diabete. Ciò che cambia molto tra i vari tipi di diabete è l'età prevalente di insorgenza. Il diabete di tipo 2 a volte può insorgere anche più precocemente, ma più tipicamente insorge dopo i 40 anni e raggiunge il massimo, diciamo, dei nuovi casi attorno ai 65-70 anni. Mentre il diabete di tipo 1 è mediamente di esordio più giovanile, quindi può avvenire anche nei bambini, quindi anche durante l'infanzia o negli adolescenti o nei giovani adulti, anche se abbiamo imparato a riconoscere recentemente che casi di diabete di tipo 1 possono in realtà verificarsi anche in età più avanzate. Riguardo ai fattori di rischio, per il diabete di tipo 1 è molto difficile identificarli. Sappiamo con certezza che la familiarità, quindi il fatto di avere familiari con il diabete di tipo 1 o altre malattie autoimmunitarie è un fattore di rischio. Ci sono altri fattori ambientali che però non riusciamo bene a determinare. Mentre nel caso del diabete di tipo 2, oltre anche qua alla familiarità e quindi alla genetica, che è comunque importantissima, i grandi fattori di rischio sono il sovrappeso o l'obesità e la sedentarietà. E proprio il fatto che la nostra popolazione stia diventando progressivamente più anziana, più obesa
e più sedentaria fa sì che il numero dei diabetici di tipo 2 stia aumentando progressivamente nel corso degli anni, fino a raggiungere cifre veramente preoccupanti. Attualmente i diabetici di tipo 2 in Toscana sono attorno al 6,5-7% di tutta la popolazione, che significa che negli ultrasessantenni si supera anche il 15% di tutta la popolazione. Quindi sono percentuali che insomma sono abbastanza importanti. Grazie professore, dopo parleremo anche dell'innovazione in questo campo, nella cura, nella terapia appunto di queste patologie. E adesso invece rimaniamo sempre fermi sul tema della salute e apriamo una nostra amatissima rubrica, quella dedicata all'SOS Pronto Soccorso. Ecco un'altra presenza imprescindibile del nostro mercoledì, il professor Stefano Grifoni, che come sempre è titolare inamovibile della cattedra dell'SOS Pronto Soccorso. Allora, come è nostra consuetudine, per chi si fosse collegato solo questo mercoledì ai voi dopo 4 anni sul 38 in questo momento durante il nostro TADA del mercoledì, noi partiamo sempre da un sintomo, qualche volta sono anche due, e dal quale il professore ci spiega quella che potrebbe essere insomma il quadro clinico. Parliamo di un sintomo che è di presentazione al pronto soccorso, che sarebbe lo sdoppiamento della vista. Sì, cioè molto lo sdoppiamento della vista, noi lo definiamo diplopia, ma in realtà è le persone che si rivolgono al medici del pronto soccorso perché dicono che improvvisamente hanno cominciato a vedere due cose, quindi le cose che guardano ne vedano due, e questo può accadere sia nello sguardo verso l'alto oppure verso il basso, a volte invece verso il basso questo sdoppiamento scompare. E poi quello che diciamo sempre è se questo doppiamento scompare alla chiusura di un occhio, perché se scompare alla chiusura di un occhio ed è quindi una diplopia monoculare, in questo caso in genere si tratta di problematiche relative proprio all'occhio, cioè alla struttura dell'occhio, della cornea, del cristallino, mentre se invece tappandosi un occhio non scompare la diplopia, perché significa in tutti e due gli occhi sono colpiti e quindi le immagini si sovrappongono, allora ci sono motivi più seri per dubitare che questa alterazione della vista dipenda da strutture o vascolari o altrimenti anche di tipo cerebrale, e quindi ci sono degli accertamenti che vengono approfonditi dal punto di vista proprio di questo tipo. È ovvio che come abbiamo fatto, noi abbiamo fatto insieme ai miei collaboratori degli studi, perché voi capite che poi alla fine arriviamo sempre a pensare che il motivo dello sdoppiamento possa essere il cervello, e quindi le persone oltre al TAC cerebrale o anche all'angiotac cerebrale vanno verso la risonanza magnetica, che è più precisa nell'inquadrare il problema, perché all'interno del cervello non c'è soltanto le strutture vascolari arteriose ma anche le strutture vascolari venose che possono essere in casa, oppure quando ci sono i traumi a volte queste diplopie sono legate a un motivo di intrappolamento dei nervi cranici, che sono quelli che ci fanno muovere gli occhi, perché sono il terzo, il quarto e il sesto nervo con i muscoli retti, e appunto l'obliquo, eccetera, che danno la mobilità. Pensate a una bambola. Voi pensate a una bambola e vedete che la bambola muove gli occhi, d'accordo, da una parte a un'altra a secondo del movimento che facciamo con la testa. Immaginate che sia come una mongolfiera l'occhio, legato a un cestello che è dentro il cervello, e che a seconda dei tiranti l'occhio fa vedere una cosa rispetto all'altra. I tiranti che vedete nel palloncino devono essere perfettamente in equilibrio, perché se non sono in equilibrio sia per un occhio rispetto all'altro, può accadere che noi abbiamo queste doppie visioni, che sono visioni importanti. E poi a seconda dai sintomi che si accompagnano, per esempio alla febbre oppure al mal di testa
oppure ad altri sintomi importanti, possiamo pensare che si tratta o di problemi di tipo infiammatorio nel cervello, di tipo degenerativo, per esempio la sclerosi multipla può iniziare con questa diplopia, oppure di altro tipo. Quindi a seconda delle manifestazioni, della visita, dell'esame obiettivo, il procedimento cambia. Il procedimento molto. Visto che ha citato la sclerosi multipla, sì, è diciamo questo sdoppiamento anche della vista. Anche il diabete, ecco, può portare, il professore lo sa bene, l'interessamento di uno dei nervi cranici può determinare l'insorgenza e può complicarsi con una diplopia. Il diabetico può avere diplopie su questa base. Lei ha citato la sclerosi multipla, quindi sì, lo sdoppiamento della vista, dell'occhio, che ha determinate caratteristiche, quindi certo, che non smette se uno si tappa un occhio solo, può essere un sintomo di esordio di questa può malattia? Può essere un sintomo di esordio come tanti sintomi. Tutte le malattie hanno un sintomo di esordio. Ecco. È un sintomo in acuto, a volte può essere presente costantemente, però in genere si manifesta in maniera acuta. E quindi tutte le alterazioni che si manifestano in maniera acuta vanno ovviamente a interessare quelli che sono i medici che si occupano delle manifestazioni acute delle malattie, cioè i medici dell'urgenza. Dopo cercheremo di vedere appunto questo sintomo accompagnati da altri per vedere, certo, di dare alcune possibilità, insomma, di quadro clinico. Adesso cambiamo completamente argomento, ma ormai lo sapete, il fil rouge che ci lega è quello della salute. Adesso ci preoccupiamo della salute del nostro sorriso, dei nostri denti. Abbiamo qua il dottor, aiuto, eccolo qui, avevo perso, Valerio Fancelli, che è presidente dell'ANDI Firenze, che è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione di Firenze, e poi abbiamo anche il dottor Silvio Bonanni, che è segretario sindacale regionale di ANDI Toscana. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutte e due. Buonasera. Allora, io direi di far cominciare il dottor Fancelli e inizierei subito dalla presentazione di quello che è un caso, insomma, che si è verificato. Allora, questa chiusura, bene, di queste cliniche low cost, cliniche dentistiche low cost, Dentix, che insomma ha suscitato tutta una serie di problematiche, e proprio relativamente alla chiusura e a certi modus operandi anche tutta un'altra serie di problematiche a carattere etico, a carattere deontologico, a carattere anche finanziario, ma anche a carattere proprio della salute stessa dei pazienti che si sono rivolti a queste strutture. Quindi, dottor Fancelli, partiamo dal caso e poi ne analizziamo conseguenze e problematiche. Bene, grazie Francesca, hai riassunto in poche parole tutta l'essenza del problema. Quando si parla di quello che è ormai il caso Dentix, si parla in Italia di circa 57 strutture, per 5 di cui 5 in Toscana, un parco pazienti di circa 10.000 pazienti che improvvisamente si sono ritrovati la serranda chiusa di fronte alla struttura stessa. Quindi una chiusura improvvisa che ha lasciato purtroppo molti strascichi, perché questi pazienti non hanno completato le cure, ma hanno attivato finanziamenti per cui pagano cure che non hanno ricevuto e che non riceveranno con buona probabilità. Quindi il problema è duplice, il problema è l'assenza di cure, quindi pazienti che ancora hanno problematiche da risolvere da un punto di vista clinico, e ora hanno anche problematiche da risolvere da un punto di vista economico, perché le risorse che hanno investito in quelle cure che non hanno ricevuto non riescono ovviamente a destinarle nel completamento della cura della propria bocca. Le finanziarie che sono dietro a queste strutture stanno cercando di far migrare i pazienti in altre realtà del territorio. Sinceramente è un po' disdicevole magari questo tipo di approccio, perché i pazienti, purtroppo a volte anche sbagliando si impara, se vogliamo un po' dire così, cominciano a capire che vogliono avere la possibilità di curarsi dove loro vogliono. Quindi loro vogliono curarsi con un professionista scelto. Ecco.
Questo è un fatto, diciamo, sensibile, nonché ovviamente la scelta a suo tempo di rivolgersi a un certo tipo di struttura è una scelta che il paziente ha fatto ovviamente in buona fede e quindi è libero ovviamente di scegliere una struttura, diciamo, come dire, low cost, come vengono definite, certo, così come uno studio ordinario. Noi siamo stati un po' profeti in patria perché un anno fa abbiamo firmato come Andi e Federconsumatori un decalogo per la scelta critica e ragionata, oltre che ragionevole, del dentista fondamentalmente. E peraltro l'abbiamo presentata proprio in questi studi circa un annetto fa. Quindi mi fa piacere essere tornato. Da un lato mi fa dispiacere perché purtroppo è esploso il calderone che avevamo in qualche modo intercettato nel tempo. Questo è un problema che riguarda ovviamente un numero di pazienti importante, perché appunto si parla di circa 10.000 assistiti da queste cliniche, ex assistiti da queste cliniche in tutta Italia. È per questo che cerchiamo di fare informazione e di portare alla luce anche un po' quelli che sono stati i principi cardine di questo accordo, no? con la Federconsumatori, proprio per questa scelta consapevole, questa consapevolezza del consumatore, del paziente che si rivolge a una struttura sanitaria, privata o qualunque, a uno studio tradizionale e chiede appunto una cura. E, dottor Bonanni, la natura di queste, andiamo a scavare su quella che è la natura poi di queste strutture che hanno un po' rappresentato il casus belli, ecco, di tutta la faccenda. La natura si trattano sostanzialmente di società di capitali. C'è da fare un distinguo perché sempre di più professionisti, odontoiatri costituiscono delle società fra di loro per, diciamo così, andare incontro anche alle spese, ai costi e avere delle strutture, certo, che possono offrire dei servizi migliori. Però c'è sempre la figura dei professionisti che fa un po' da garanzia. In questo caso abbiamo società di capitali, sostanzialmente solo di capitali, quindi soci che non sono professionisti, non sono iscritti all'albo, ma che massimizzano il loro risultato solo in visione di un budget economico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la terapia non è la presa in cura del paziente, ma è proporre un servizio o una cura che chiaramente vale per quelli che sono i risultati economici di quella cura, quindi la cura che mi permette di avere un massimo risultato economico nel minor tempo possibile è quella che viene preferita. E ci sono dei veri e propri budget quindicinali, mensili e semestrali, annuali, che devono essere rispettati in queste strutture. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si perde anche l'etica della prestazione, si perde la cura del paziente e laddove ci sono magari possibilità terapeutiche, denti che possono essere salvati, magari si preferisce toglierli e mettere impianti perché questo massimizza il risultato economico rispetto invece a una cura che invece è impegnativa da parte del paziente ma anche dell'operatore che deve seguire nel tempo il paziente, abituarlo a determinate manovre e quindi educarlo su una cura che può portare poi a un risultato di conservazione dei denti e conservazione delle proprie strutture gengivali o dentali che chiaramente a lungo termine fanno la differenza rispetto a una cura invece che è un tutto e subito. Diciamo, non più il concetto di studio professionale dentistico, ma il concetto di impresa dove importa il target e il budget a discapito del carattere personale della cura. Perfettamente riassunto. Benissimo, dopo continuiamo perché è molto importante, a noi preme in particolar modo fare una informazione corretta, soprattutto che rispetti il carattere deontologico che ogni professionalità, dico dovrebbe, uso il condizionale, naturalmente avere. Siccome parliamo anche della nostra mente, adesso ci concentriamo sulla nostra altra amatissima rubrica del mercoledì, psicologia, curiosità e dintorni con i nostri due professionisti. Ben ritrovati anche a voi, al dottor Maurizio Cinquini e alla dottoressa Clarissa Chiti, che rappresentano la nostra finestra di grande rilevanza sul mondo naturalmente della nostra mente. Oggi in particolar modo parliamo di due tecniche, di due strumenti terapeutici
a vostra disposizione, in quanto voi siete professionisti formati adeguatamente per poter svolgere le terapie con queste suddette tecniche di cui tra poco parleremo, e parleremo di quella di uso relativamente più recente. L'avevamo già affrontato questo argomento gli scorsi mesi, nella scorsa stagione. Ecco, partiamo da qui, partiamo dall'MDR. Cosa c'è dietro questo acronimo? Che cosa vuol dire? Come si svolge questo tipo di terapia? Allora, l'MDR è una tecnica di elezione per trattare appunto il trauma. E quando si parla di trauma c'è da specificare trauma con la T maiuscola, trauma con la T minuscola. In che senso? Che il trauma con la T maiuscola praticamente significa una ferita dell'anima, dove c'è un prima e un dopo, perché è qualcosa che arriva improvvisamente, in modo inaspettato, e dove l'incolumità della persona è messa in discussione, nel senso che si tratta di, per fare degli esempi, dei lutti improvvisi, dei terremoti, un incidente, qualcosa che veramente crea uno shock nella persona e quindi qualcosa che avviene appunto improvvisamente, mentre i traumi con la T minuscola sono tutte quelle esperienze che durante la nostra vita un po' tutti facciamo e che possono creare un disagio nel lungo termine, perché magari non sono stati elaborati adeguatamente le esperienze che hanno creato in noi un disagio. E l'MDR appunto è una tecnica che sfrutta il movimento oculare, in quanto Francie Shapiro, che è quella che ha scoperto questa e ha messo a punto proprio questa tecnica, proprio durante una passeggiata, mentre stava passeggiando in un parco e aveva dei pensieri che in qualche modo fastidiosi, che gli creavano disagio, si rese conto che muovendo gli occhi da una parte all'altra questo fastidio diminuiva. Dopodiché ha portato avanti degli studi ed è nata questa tecnica, che si utilizza proprio per cose anche molto gravi, anche negli Stati Uniti, per chi tornava dalle guerre, ad esempio. Quindi immaginatevi, insomma, la portata emotiva e psicologica dei casi sottoposti a questo tipo di terapia. Sì, anche perché il trauma ha una portata emotiva estremamente dirompente nella vita della persona ed è un carico emotivo che spesso una persona non riesce ad elaborare. Quindi con l'MDR cosa andiamo a fare? Andiamo a rielaborare tutto ciò che non è stato appunto riorganizzato e rielaborato e che è rimasto in superficie nelle nostre reti neurali. Perché i ricordi rimangono nella memoria. Ecco, questo è importante sottolinearlo. Certo. Non è che va via il ricordo, anzi, del trauma. No, rimangono nella memoria, ma quando rimangono in modo disadattivo si manifestano con ansia, con flashback, delle volte bastano degli odori, dei particolari affinché questo ricordo possa riaffiorare improvvisamente, inaspettatamente, quindi creando disagio proprio nella vita della persona. Tant'è vero che poi vengono messo in atto dei comportamenti evitanti. E quindi questo diventa un problema proprio per la vita quotidiana, ecco. Certo. E si può strutturare un disturbo post-traumatico da stress. Con l'MDR andiamo a trattare anche quei traumi che la persona si porta dietro da anni. Si rielabora ciò che non è stato elaborando, quindi trasformando ciò che è disfunzionale in adattivo. Quel carico emotivo che non è stato messo a punto, in qualche modo è disturbante, riporta il ricordo a galla, perché il ricordo anzi viene recuperato, non viene rimosso assolutamente, viene recuperato ma viene elaborato, per cui quel carico emotivo diventa più adattivo, diventa meno travolgente per la vita. Si cerca di dare una funzionalità? Domanda. Diciamo che ritorna ad essere appunto adattivo e non disturbante. Ok. Non ovviamente appunto... Si prova a guardare sotto altri aspetti. Se pensiamo a un lutto improvviso di una persona cara, è chiaro che quella ferita
che va forza via. Rimane tutta la vita. Però un conto è il carico emotivo che non ti permette di andare avanti e che si frappone costantemente, continuamente, e che la persona, per quella persona è troppo, è qualcosa di troppo, e quindi mette in atto appunto dei comportamenti che non aiutano ad andare avanti nella vita di tutti i giorni. E un conto invece è rielaborare quello che è successo e renderlo accettabile. E cioè la carica negativa diminuisce. Molto bene, molto interessante. Continueremo a approfondire questa tecnica insieme e confrontandola con un'altra. Adesso invece cedo la linea alla nostra Katia Piccioni nel suo spazio. A te, Katia. Grazie Francesca, buonasera a tutti. Oggi nella rubrica ho un'amica prima di tutto, ma anche una studente della mia accademia. Sto parlando di Silvia Grazzini. Benvenuta Silvia. Buonasera Katia, buonasera a tutti. Allora Silvia, ti vorrei, e per questo motivo siamo qui, che tu raccontassi in prima persona com'è l'esperienza di frequentare il sentiero della consapevolezza. E diciamo come ci siamo conosciute, perché noi ci siamo conosciute per un monotematico che erano le mappe mentali e le tecniche mnemoniche, in quanto per il lavoro che tu svolgi era uno strumento utile. Quindi raccontaci un po' com'è stato per te questo corso e quello che è stato lo strumento. Allora, per me questo corso è stato assolutamente una scoperta, perché non avevo assolutamente idea che esistesse una tecnica che si chiamano appunto mappe mentali e tecniche mnemoniche per poter organizzare il lavoro, serve anche per studiare, per poter riuscire a organizzarsi meglio senza perdere mai di vista quello che si deve fare, perché spesso, qualsiasi sia il nostro lavoro, chi più chi meno, ne abbiamo così tante da fare e da organizzare durante la giornata che ci mettiamo magari a prendere degli appunti, devo fare questo, devo fare altro, e poi non abbiamo mai organizzato tutto per bene, finiamo per scriverli da qualche parte e finiamo comunque per dimenticarcene. Quindi quando poi Katia mi parlò a suo tempo di questo corso, io ero molto incuriosita perché non avevo mai sentito parlare di questa tecnica. E andai alla presentazione dove mi spiegò, giustamente, ero insieme a tante altre persone, come si sarebbe svolto questo corso, quanto sarebbe durato e quello che avrei imparato. Mi convinsi quindi a farlo perché mi sembrava un metodo molto interessante, e una volta poi iscritta ho iniziato a fare questo corso, che è durato 2 giorni, dove sinceramente mi si è proprio aperto un mondo, perché non tutti siamo bravi uguali nel ricordarsi le cose, nel sapersi organizzare, ed è un metodo utilissimo anche per poter studiare qualsiasi cosa. Mi sono trovata a fare anche, ero con un gruppo di persone molto cordiali e carine, e abbiamo fatto anche delle cose anche molto molto divertenti, perché si tratta appunto di creare una mappa su un foglio, quindi prendere non solo degli appunti ma colorare, disegnare, fare tutti dei rami per potersi organizzare meglio poi, e poter in base a quello che viene scritto a poter ricordarsi meglio quello che poi dobbiamo fare in base a dei piccoli accenni. Quindi non è una cosa, è un po' difficile da spiegare perché andrebbe vissuta sinceramente. A me mi ha aiutato moltissimo, perché da quando ho imparato a fare le mappe mentali, l'agenda la uso giustamente per gli appuntamenti, ora mi sembra la cosa ancora più normale da fare per quanto mi riguarda, ma per tutta l'organizzazione del lavoro della giornata io mi faccio una mappa con un nucleo dove segno quello che è l'argomento principale, e da lì sviluppo tutti i rami per le cose che via via devo continuare a fare. E sinceramente sembra strano, perché va comunque vissuta come cosa, una volta creata questa mappa e guardata e studiata un po' questa mappa è quasi impossibile da dimenticare. È ovviamente qualcosa di visivo, ovviamente va sempre letta, non è che una volta fatta si mette da parte e non ci si ricorda più niente, perché insomma altrimenti saremmo tutti dei geni. Non è così, però è un metodo che io consiglio sinceramente a tutti, perché a me mi ha aiutato molto. Grazie Silvia.
tanto poi proseguiremo anche con gli altri corsi. Bene. E a questo punto ridò la parola a Francesca. Grazie. Allora, grazie Katia. Noi adesso invece ci tuffiamo nel mondo Divina Essenzia della dottoressa Barbara Burroni. Ciao Francesca, oggi parliamo di Cuperose e di rosacea, due patologie della pelle che creano molti problemi, soprattutto nella sfera femminile. Partiamo dalla Cuperose, che è una problematica dermatologica, ma non solo, legata a una eccessiva vasodilatazione dei vasi superficiali, creando ovviamente rossori, infiammazioni e un aspetto estetico non gradevole sicuramente. La Cuperose non è semplicissima da trattare perché in realtà riguarda vari organi interni e quindi è molto importante localizzarla all'interno del nostro viso, cioè capire in che punto si manifesta maggiormente, perché ogni punto del nostro viso corrisponde a degli organi interni. Normalmente abbiamo la cosiddetta farfalla nella zona proprio delle nostre gote e del naso. Quindi per quanto riguarda la medicina naturale andremo a trattare lo stomaco e sicuramente il nostro polmone. Quindi utilizzeremo delle piante che andranno a rinforzare stomaco e polmone. Detto questo, essendo anche un problema circolatorio, uno dei rimedi più indicati è il cipresso in olio essenziale, che possiamo sia ingerire, quindi possiamo diluirlo ad esempio in una tintura madre di cipresso stesso o di lavanda, oppure possiamo applicarlo a una crema, quindi a una base cosmetica in cui andremo ad applicare qualche goccia, aggiungere qualche goccia di cipresso e poi l'applicheremo nella zona in cui abbiamo la Cuperose. Per quanto invece riguarda la rosacea genera sintomi simili alla Cuperose, però nel 95% dei casi è generata da un acaro che si chiama Demodex, e quindi il Demodex vive all'interno della nostra pelle generando infiammazioni e quindi quei classici rossori e quei bollicini estremamente noiosi e anche antiestetici effettivamente. Ci sono due oli essenziali che la debellano completamente, se appunto è generata dal Demodex ovviamente, che sono il legno di O e la ravinsara. In questo caso noi dobbiamo creare una miscela al 50% di questi oli essenziali e applicarla per 3-6 mesi. Si è visto che facendo in questo modo la rosacea scompare al 100%. Eccoci di nuovo in studio, riapriamo la pagina dedicata all'approfondimento sul diabete con il professor Mannucci, sempre professore. Allora, per fortuna nostra la medicina, la scienza vanno molto avanti, no? Un po' in tutti i campi e anche per quanto riguarda la ricerca sul diabete, e lo fanno sotto un duplice profilo, quindi sotto il profilo farmacologico in un senso e anche sotto il profilo tecnologico, quindi dal punto di vista delle tecnologie. Ci può spiegare un po' il quadro odierno della situazione? Come sono andati avanti? Quali sono i progressi che sono stati fatti al momento? Diciamo che è un quadro in rapidissima evoluzione. Negli ultimi 10-15 anni la diabetologia è stata investita da una vera e propria ondata di innovazione che ha rivoluzionato i nostri approcci terapeutici. Per quanto riguarda il diabete di tipo 2, le innovazioni sono state prevalentemente farmacologiche, nuovi farmaci, tanti nuovi farmaci, nessuno che in realtà cura definitivamente il diabete, quindi questo deve essere chiaro, la cura del diabete che lo fa scomparire non esiste e verosimilmente non esisterà neppure nei prossimi anni, ma abbiamo però farmaci che permettono di tenere meglio sotto controllo la glicemia e quindi di prevenire più efficacemente le complicanze a lungo termine del diabete, conservando quindi le persone in uno stato relativamente buono di salute, con effetti collaterali e disturbi minori rispetto ai farmaci che usavamo 15 o 20 anni fa. Quindi il nostro approccio, diciamo, alla terapia farmacologica nel diabete di tipo 2 è cambiato moltissimo.
Nel diabete di tipo 1 i progressi sul farmaco sono stati molto minori, perché il diabete di tipo 1 si continua a curare con l'insulina, né più né meno come si faceva negli anni 30 del Novecento. Certo, le formulazioni di insulina che oggi abbiamo a disposizione sono formulazioni diverse, sicuramente migliori rispetto a quelle del passato, ma sempre insulina resta. C'è stata però nel diabete di tipo 1 una grandissima capacità di innovazione tecnologica su due settori. Il primo, quello se vogliamo più antico, è quello dei microinfusori, cioè sistemi per l'erogazione dell'insulina diversi rispetto alle siringhe tradizionali o alle penne. Sistemi che non sono adatti per tutti i pazienti, ma che in una parte delle persone con il diabete di tipo 1 portano oggettivamente dei vantaggi. I microinfusori esistono da moltissimi anni, ma nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo avuto modelli sempre più piccoli, sempre più compatti, sempre più facili da usare, più portabili, più semplici. Un'evoluzione ancora maggiore poi c'è stato nel campo dei sensori in continuo per il glucosio. La determinazione della glicemia per molti anni si è fatta con quegli strumenti che abbiamo visto passare adesso a video, quindi bucandosi il dito e prendendo una goccia di sangue e su quella misurando la glicemia. Ancora oggi naturalmente si adoperano questi sistemi, ma accanto a questi si sono sviluppati dei sensori che permettono di misurare in continuo il glucosio, sensori transcutanei che vengono applicati appunto sulla pelle con un piccolo sensore che passa attraverso la pelle e che misura una volta al minuto o una volta ogni 5 minuti il glucosio. I dati poi possono essere visti attraverso dei lettori, come vediamo appunto nelle immagini che scorrono a video, oppure attraverso il cellulare. Per alcuni modelli e con alcuni di questi oggetti si possono anche avere degli allarmi che suonano automaticamente nel caso che la glicemia sia alta oppure che sia bassa. La possibilità di vedere in continuo la glicemia naturalmente permette poi di regolare in modo molto più preciso, molto più accurato anche la terapia con l'insulina e le dosi di insulina e quindi di ottenere un controllo della glicemia molto migliore nel tempo. L'evoluzione futura, quella verso cui tutto il mondo della tecnologia sta tendendo, è quello di collegare insieme microinfusori e sensori, facendo in modo che la velocità a cui viene erogata l'insulina venga regolata direttamente dai valori del glucosio misurati direttamente nel paziente in tempo reale. Sono i cosiddetti sistemi ad ansa chiusa, che sono attualmente in sviluppo, qualche prototipo sta già arrivando in commercio. Sicuramente nei prossimi anni questa potrà rappresentare una soluzione importante per molte persone con il diabete di tipo 1 e anche per quelle persone con il diabete di tipo 2 che devono comunque continuare a fare iniezioni multiple di insulina durante il giorno. Quindi siamo andati veramente notevolmente avanti. Dopo, più tardi, parleremo di come integrare, no? Di far diventare questo sistema sostenibile per chi naturalmente deve ricevere la cura, la terapia adeguata, perché come giustamente ha detto il professore, diciamo, la tecnologia, quindi l'innovazione, si va ad inserire in un contesto dove delle cure insomma c'erano già e erano cure già approvate ovviamente sui vari pazienti con i vari tipi di diabete, ma lo faremo in un secondo momento. Adesso invece torniamo a parlare di SOS Pronto Soccorso. Allora professore, oggi siamo partiti dal sintomo sdoppiamento della vista. Lei ha fatto un quadro generale prima dicendo ci possono essere vari tipi di patologie, no? Poi più o meno gravi a seconda di come anche si presenta questo sdoppiamento della vista, se coinvolge un occhio solo, se coinvolge tutti e due. Nel senso che volevo dire che quando si presenta un sintomo anche acuto non è solo quello su cui bisogna riferirsi per l'inquadramento e l'impostazione metodologica clinico strumentale, ma quelli che sono i sintomi di accompagnamento. Cioè, per esempio, la febbre oggi, come anche in tempi indietro, le paure delle meningiti, la paura delle encefaliti, ha un senso, nel senso che potrebbero essere e potrebbero richiamare una patologia infiammatoria a livello, per esempio, cerebrale, oppure addirittura sintomi che sono legati alla compressione, cioè nel cervello si verifica una compressione di una massa
che potrebbe essere anche un aneurisma, a livello del sistema vascolare, che dà poi all'occhio una situazione di questo tipo, perché comprime poi anche le strutture vascolo-nervose dell'occhio. E quindi dobbiamo considerare la febbre, il mal di testa, oppure anche, per esempio, una possibilità che possa essere una patologia di tipo endocrinologico è legata al fatto se uno ha, come si dice, un avanzamento dell'orbita in avanti, come succede per esempio negli ipertiroidei, in quello che è il morbo di Graves, cioè quando hanno, noi lo chiamiamo l'esoftalmo, cioè quando appunto il globo va in avanti e può ovviamente in quelle condizioni determinare un doppiamento della vista, che è condizionata appunto da una problematica di tipo endocrinologico. Ma ci sono tante altre probabilità che devono essere escluse. Indubbiamente il medico al quale arriva un dubbio di che cosa possa trattarsi la diplopia, quindi studiare la parte eziopatologica o l'eziopatogenesi della diplopia, è prima di tutto interessato ad escludere quelle patologie che sono più importanti, che richiedono una velocizzazione nella diagnosi, come ad esempio le patologie vascolari, le patologie cerebrali. Volevo e dicevo che non c'è solo il sistema arterioso nel cervello, ma c'è anche il sistema venoso. Ora non accade più, ma anche perché le pillole che vengono date alle signore sono delle pillole che hanno basso contenuto estrogenico e quindi e progestinico, quindi sono a basso contenuto ormonale, ma quando invece un tempo venivano usate le pillole con alto contenuto ormonale, erano, non dico frequenti, però potevano esordire talvolta delle diplopie in queste donne che usavano la pillola, perché si è verificata una trombosi dei seni venosi del cervello legata proprio all'uso della pillola. Quindi da quella ora devo dire che non ho più visto questo tipo di disturbo, perché la patologia ormonale delle donne è controllata in maniera diversa, i farmaci sono più, certo, sono, diciamo, leggeri, molto diversi. Ma per dire quanto è ampio il discorso sulla diplopia, e quindi il medico dell'urgenza cosa fa? La prima cosa che fa, vede di che cosa si tratta, anche se facendo la prova della monoculare o la bioculare, cioè la bioculare è quella proprio scusate, che viene dal cervello, allora in quel caso chiede un TAC cerebrale. TAC cerebrale che gli esclude le patologie che sono più rilevanti, più importanti, in cui non si può molto attendere. Per esempio, potrebbe essere anche la causa dell'ictus cerebrale. L'iniziale, la diplopia è del distretto posteriore, cioè quello del circolo posteriore del cervello, che potrebbe esordire con una diplopia, ma non solo la diplopia, ma anche con altri sintomi neurologici. Quindi i medici sono addestrati a questa elaborazione dei sintomi per arrivare prima possibile a una diagnosi, escludendo le cause più importanti. E poi in realtà alla fine arriviamo sempre alla risonanza magnetica e in alcuni casi all'angiorisonanza magnetica, che potrebbe mettere in evidenza la presenza di aneurismi cerebrali, particolarmente nella parte posteriore del poligono, cioè noi siamo fatti, c'è una rete di circolo che appoggia, sulla quale poggia il cervello e che manda il sangue a tutto del cervello, quindi si chiama poligono dell'Willis, cioè il poligono perché è fatto a forma, dove in quel punto, nella parte della esordio, anzi della nascita dei vasi che vanno a tutte le parti del cervello, possono originare degli aneurismi, e questi, se sono in una posizione particolare, potrebbero determinare anche la diplopia insieme alla cefalea, sperando che non avvenga per esempio una situazione diversa rispetto a quella di prevenire un'emorragia cerebrale, che potrebbe essere la conseguenza della rottura
di un aneurisma. Questa è una cosa molto rara, ma ormai abbiamo considerato che nella nostra arte, quella medica, ci sono delle condizioni che sembrano siano dimenticate, no, nella nostra storia clinica, e poi riappaiono, come anche le malattie, per dire, sessualmente trasmesse, per esempio quella che è la sifilide, che sembrava scomparsa e che oggi, oppure delle malattie che si complicano, come il diabete, il professor Vanucci ha detto, con l'interessamento dei nervi cranici e quindi con l'insorgenza di fluidi. Quindi l'aspetto generale è molto complicato. Il medico inizialmente pensa subito, è vero, no, quando uno ha una visione doppia e viene, la visione doppia è terribile, perché qualcuno, tutti pensano, ma non avrò mica nulla al cervello, perché uno vede doppio, vede due cose. Io lo penserei di sicuro. A parte, voglio dire, il terrore, se siamo di fronte a una brutta cosa, vede doppio, è terribile, ci vuole lo psicologo dopo. Però anche se siamo di fronte a una bella cosa, vedere doppio, non so, è un'immagine sconvolgente, tant'è vero, tutti arrivano al pronto soccorso molto impauriti, perché la diplopia dell'occhio non fa pensare all'occhio di per sé, ma fa pensare al cervello sempre. Ecco perché tutti hanno grande paura. Grazie professor Grifoni. Adesso andiamo in pausa giusto per qualche minuto, ma state con noi perché tra poco Tada continua. Allora, ben ritrovati. Per chi si fosse naturalmente collegato solo adesso, nella prima parte abbiamo già aperto un excursus importante sulla salute. Tra gli argomenti abbiamo affrontato anche un caso, chiamiamolo anche di cronaca, perché effettivamente è un caso di cronaca, della chiusura di centri dentistici Dentix, cosiddetti centri dentistici low cost, quindi a basso costo. Prima sia con il dottor Fancelli che con il dottor Bonanni abbiamo un po' iniziato a parlare di quelle problematiche su varie dimensioni, quindi la problematica etica, la problematica deontologica, la problematica strettamente legata alla salute del paziente, e abbiamo un po', in particolare con il dottor Bonanni, capito il funzionamento, la logica da impresa che stava dietro queste strutture, che è molto invece diversa sotto i vari profili da quella degli studi professionali, dove, dottor Fancelli, la prima cosa è che la diagnosi e la cura non sono per forza standardizzate, ma anzi conservano come anche valore il loro carattere personale. Partiamo da qui. È detto benissimo, nel senso che lo standard di cura è il punto su cui le linee low cost, perché Dentix è una delle linee low cost, ma sul territorio ce ne sono molte altre, lo standard di cura è il punto su cui, diciamo, giocano, tra virgolette, anche come pubblicità verso i pazienti, cercando di richiamare i pazienti in questi centri, fondamentalmente con dei messaggi promozionali puntati molto sulle tariffe, in concorrenza, se vogliamo, al limite della lealtà e della lecità della concorrenza sulla pubblicità, richiamando fondamentalmente sul prezzo. Questo perché, come diceva prima Bonanni, ovviamente loro hanno un criterio di impresa, e questa è la ragione fondamentale che distingue la natura, diciamo, storica degli studi professionali odontoiatrici monotitolari o studi associati, ma anche più, diciamo, recentemente con strutture di STP, SRL, in cui effettivamente però i medici sono i costituenti delle società, cioè alla base della società c'è quindi la natura per la cura del paziente, e diventa, diciamo, un'impresa diversa solo da un punto di vista strutturale e formale. La differenza di fondo è appunto la ricerca dell'utile. Noi normalmente cerchiamo di curare i pazienti, e poi chiaramente ognuno mangia del proprio lavoro, questo non si può negare. La battuta del settore è che il dentista mangia i denti degli altri, no? Si dice un po' così. Ora, purtroppo, una battuta infelice in questo caso, perché questi hanno mangiato parecchio senza magari nemmeno aver dato i denti agli altri in qualche modo.
Quindi ci troviamo di fronte, e perdonate la metafora, ci troviamo di fronte a una situazione di criticità incredibile, per cui questi pazienti, si parla di 10.000 pazienti su tutta l'Italia, girano da una struttura a un'altra, ora vengono rimbalzati e rimpallati, quando avrebbero una necessità importante di trovare un professionista a cui dedicarsi, e quindi dedicarsi vuol dire anche affidarsi, vuol dire avere una faccia di riferimento sempre presente, vuol dire non avere una struttura o un'interfaccia amministrativa che mi gestisce il mio piano di cura, ma avere un'interfaccia da un punto di vista medico. Questa è la differenza fondamentale, perché noi tutti i giorni, come si dice, apriamo la porta e ci mettiamo la faccia. Lì aprono il bandone perché le strutture sono diverse e non è detto che tu ritrovi la stessa faccia, in maniera molto semplice, anche a livello di cura, lo stesso curante nell'arco di 6 mesi, perché c'è un turnover degli operatori piuttosto ampio, anche perché per mantenere l'impatto di costi con cui pubblicizzano le loro linee, tendono a, diciamo, ovviamente ridurre il costo vivo, il costo anche della prestazione, oltre che magari anche il costo dei materiali in alcuni casi, ma su questo non voglio generalizzare, perché ovviamente ogni professionista sceglie i materiali che ritiene più opportuni. Però questa, diciamo, è un po' l'essenza. Lo studio professionale standardizza le cure, e quindi è un aspetto più da clinica di impatto di impresa. Lo studio, diciamo, più tradizionale, in qualsiasi forma esso sia fatto, tiene di conto quello che è un percorso di cura del paziente, che molto spesso è un percorso di cura anche della famiglia, perché è un percorso di cura degli amici, dei vicini di casa, dei conoscenti più stretti. Il passaparola è per noi la migliore pubblicità. Questa è la natura vera della nostra professione, cioè prendere in cura un paziente vale, secondo noi, diciamo, la maggior pubblicità possibile. Certo. Questa è l'essenza, è quello che lo strumento sempre migliore, che la ha cura sempre riuscita, fatto, ecco, diciamo, prevalere l'etica della professione rispetto ad altro. Quindi si capisce anche come sia diversa la gestione del rapporto tra virgolette contrattuale, no? Perché ovviamente nel caso dello studio dentistico impresa sarà stato, immagino, molto diverso rispetto a quello che poi è nello studio cosiddetto tradizionale, dove in dubbio c'è una prestazione professionale da parte di un professionista, ma c'è anche una continuità assicurata del professionista, della sua equipe, e soprattutto c'è anche un contatto, forse vogliamo anche dire, un po' più umano. Sì, senza dubbio. Senza dubbio, è vero, è verissimo, c'è un rapporto fiduciario che è alla base del percorso di cura. Sappiamo che come un paziente, se non ha fiducia nel proprio medico, anche da un punto di vista farmacologico, sappiamo, ci sono studi, che lo stesso farmaco non funziona bene se il paziente non ha la fiducia nel medico che le l'ha prescritto. E soprattutto c'è anche da vedere anche un risvolto etico, anche da un punto di vista di controllo. Ci sono gli albi professionali ai quali i medici sono iscritti. L'albo professionale, a volte il cittadino, il paziente, lo vede come una casta, una corporazione che difende i medici. In realtà l'albo professionale nasce per la salvaguardia del paziente, che ha la sicurezza di essere curato da persone che sono abilitate alla professione. E questo è importantissimo. È vero che in queste strutture ci sono persone che sono comunque abilitate alla professione, ma hanno minore capacità decisionale nei confronti della cura. In questo caso il controllo da parte dell'ordine è del tutto non può essere presente, perché la società dei capitali ha solo dei controlli amministrativi. Una volta che ha l'autorizzazione a operare sul territorio, non ha nessun tipo di controllo. C'è, è vero, il direttore sanitario che risponde per la parte sanitaria, ma non c'è nessun tipo di controllo. Sono state, da un punto di vista organizzativo, istituite le società tra professionisti, ma sono marginali quelle che sono iscritte all'ordine. Le società tra professionisti sono le società che possono essere iscritte all'ordine e sulle quali l'ordine può avere un controllo. Sono veramente una percentuale risibile rispetto a tutto il resto, quindi l'ordine non ha nessuna capacità di controllare l'attività di queste società, che quindi hanno campo libero in tutto e per tutto.
e questo il cittadino ha difficoltà in questo caso a potersi orientare anche. Cittadino barra paziente di esatto. cui parleremo, il peso che riceve insomma anche dalla chiusura che ha ricevuto inevitabilmente e da questo sistema e appunto dalla chiusura di questi centri, ma lo faremo in un secondo momento. Adesso riapriamo la pagina dedicata a psicologia, curiosità e dintorni. Allora, prima di analizzare col dottor Cinquini il capitolo dedicato all'ipnosi, c'è la dottoressa Chiti che voleva aggiungere qualcosa sull'MDR. Prego. Sì, perché allora volevo aggiungere che questa è una tecnica che sfrutta appunto il movimento oculare, perché sfrutta praticamente i movimenti oculari del sonno REM. Si basa su quello dove durante la notte, durante il sonno REM, noi andiamo a elaborare ciò che è successo durante il giorno. E con questa stimolazione bilaterale mettiamo in comunicazione l'emisfero destro con l'emisfero sinistro. Quindi questo facilita in qualche modo l'elaborazione. Chi ha difficoltà a seguire la stimolazione oculare, ci sono sempre delle stimolazioni alternative come il tapping e l'abbraccio della farfalla. Volevo specificare questo. Ecco, molto bene. Grazie dottoressa. Grazie. Ora passo la parola subito al dottor Cinquini, perché c'è una tecnica che è in uso, poi sicuramente avrà avuto delle evoluzioni importanti, è in uso già da qualche tempo, forse da prima dell'MDR sicuramente, che è quella dell'ipnosi. Ecco, anche qui c'è da fare un po' di chiarezza per cercare di capire che cosa si intende in campo ovviamente psicoterapeutico e soprattutto quali sono le sue caratteristiche principali, per che cosa viene utilizzato. Allora, io inizierei con il consueto ben ritrovati, buonasera, e parlerei velocissimamente di un po' di storia dell'ipnosi. L'ipnosi è stata messa a punto da un medico, un certo Milton Erickson, negli anni 50, grosso modo, questo medico ha cominciato a lavorare negli Stati Uniti e ha in pochi anni introdotto nella psicoterapia, perché all'epoca in America si faceva già psicoterapia, questa tecnica che si basa sui minimal cues, ovvero sui dettagli minimi, nel senso che il terapeuta attraverso un colloquio preliminare con il paziente individua quelli che sono gli elementi caratteristici della sua vita psicologica, emozionale in particolare, e su questi dettagli minimi instaura una induzione ipnotica, quindi una storia che sostanzialmente coinvolge il paziente fino a che questo paziente non va in trance, quindi si collega in maniera molto energetica con il terapeuta, e da lì avviene la dissociazione. La dissociazione che praticamente introduce il paziente ad una rinarrazione sua personale della storia traumatica o della storia particolarmente critica che ha vissuto questo individuo. E così facendo avviene quella che è una ristrutturazione della vicenda in maniera più funzionale e quindi più sopportabile anche a livello psicologico. C'è sempre in tutti e due i casi una rivisitazione per correggere una disfunzionalità del pensiero, no? Circa sì. Il vissuto di un'esperienza, di un trauma. Ecco, ma sulla base di che cosa, mi chiedo, il terapeuta decide, potendoli fare tutte e due, quindi essendo abilitato dal punto di vista professionale sia a svolgere sul paziente l'una e l'altra tecnica, sulla base di che cosa decide di adoperare l'una piuttosto che l'altra? Ecco, questa è una domanda molto pertinente, tra l'altro mi dà lo spunto per dire quanto sia importante per il terapeuta cercare di capire
il livello emozionale del paziente che ha davanti. Quindi direi che si preferisce utilizzare l'ipnosi, ammesso e non concesso che il paziente sia d'accordo, perché c'è ancora un po' di ignoranza rispetto all'ipnosi, si pensa sempre all'ipnotizzatore televisivo. Alla Lucas Casella, per intenderci. Esatto. Ecco. L'ipnosi che viene fatta in uno studio terapeutico è una ipnosi clinica ben diversa e non c'ha niente a che vedere con quella che mette in atto un ipnotizzatore. E per cui, rendendosi conto della sensibilità emotiva del paziente, si decide di fare ipnosi o EMDR, e direi che più emotivo è il paziente, più adatta è l'ipnosi, perché è dato per certo che una persona esposta ad una forte emozione non è più in grado di percepire dove finisce la realtà e dove comincia la fantasia, e quindi da lì, dove comincia la fantasia, si può cominciare a lavorare a livello ipnotico. Molto bene, grazie. Continueremo a parlare delle due tecniche con ulteriori confronti. Adesso invece cedo la linea a Katia Piccioni. A te, Katia. Eccoci qua, Silvia. Allora, mi risulta però che dopo il weekend delle mappe mentali tecniche mnemoniche, sul sentiero della consapevolezza sei rimasta. E come mai sei rimasta? Perché da lì ti sei incuriosita di qualche altro corso, che poi se hai voglia ci parli di quale ti ha incuriosito per primo, fino ad arrivare a prendere la decisione di iscriverti proprio al percorso totale per diventare un'operatrice olistica. Allora, la domanda che ti pongo è proprio: che cos'è che ti ha portato poi a prendere una decisione così importante? Quindi qual è stata la scintilla che ti ha fatto decidere? Sì, dunque, allora, mi ero incuriosita quando avevo sentito la presentazione del corso di fisiognomica, che è un corso che insegna, in base ai tratti del viso, a capire la personalità della persona, ovviamente, di cui stiamo parlando, e anche alcune patologie. Ovviamente c'è uno studio accurato, non è che si impara subito. Ma dopo aver deciso di partecipare a quel corso, perché non ne avevo mai sentito parlare, e aver visto la competenza poi del docente che spiegava la materia, mi sono poi incuriosita e ho deciso di partecipare successivamente a una presentazione ufficiale dell'Accademia, dove appunto Katia spiegava tutto il programma accademico dei 3 anni di studio. E sono rimasta molto colpita, devo dire, la cosa che più mi è piaciuta è stata la preparazione scientifica dell'Accademia, perché spesso nelle scuole di naturopatia viene un po' lasciata indietro, mentre qui, per fare un esempio, ci sono ben 6 weekend di anatomia, quindi non è non una cosa banale, insomma, abbiamo anche dei medici, ce lo possono dire. E io trovo che sia una cosa molto giusta e interessante, perché ho sempre pensato che comunque sia non possiamo buttare all'aria secoli di progressi scientifici per tornare indietro. Bisogna fare un'interazione tra quello che abbiamo, che sapevamo e che forse a volte ci eravamo un po' dimenticati, e quello che comunque la medicina moderna, che per fortuna insomma ci ha aiutato a stare sempre meglio. Ecco, questo è stato un po' quello che mi ha spinto poi a cambiare percorso e a decidere di iscrivermi poi all'Accademia e a frequentare questo corso, che fortunatamente, essendo un weekend al mese, il sabato e la domenica si riesce anche, in base al lavoro, a poter frequentare senza troppi problemi. Grazie Silvia, ripasso la linea a Francesca. Grazie Katia. Con il professor Edoardo Mannucci concludiamo adesso il discorso e l'approfondimento, o meglio, relativo al diabete. Prima il professore ha spiegato, insomma, quelle che sono state le innovazioni sia in campo farmacologico che in campo tecnologico, proprio che riguardano la terapia prevista al momento per questa patologia. Adesso però, professore, le faccio un'altra domanda. Ecco, in che modo questa innovazione
può divenire sostenibile proprio per i pazienti e anche per quello che è il sistema sanitario, diciamo così? Questa è una domanda a cui è abbastanza complicato rispondere, perché il diabete è un settore dove da un lato c'è molta innovazione e le cose nuove normalmente costano in media un po' di più rispetto a quelle vecchie, e allo stesso tempo è una malattia molto molto frequente, quindi dobbiamo trovare modi per far arrivare questa innovazione a un numero molto grande di persone. Distinguiamo i due aspetti, l'innovazione nel farmaco e l'innovazione nelle tecnologie. Per quanto riguarda i farmaci, il prezzo dei farmaci in Italia viene contrattato a livello centrale dall'Agenzia Italiana del Farmaco e dal Ministero, quindi arrivano con un prezzo già, tra virgolette, fatto, e benché il prezzo dei nuovi farmaci sia superiore rispetto a quello dei vecchi farmaci mediamente, i nuovi farmaci hanno però dei vantaggi rispetto ai vecchi in termini di riduzione di complicanze, maggior facilità d'uso, eccetera. E quindi, se vengono usati in modo appropriato, in realtà possono addirittura far risparmiare rispetto ai vecchi farmaci, perché ad esempio riducono gli accessi al pronto soccorso, e quindi da Stefano Grifoni, o riducono i ricoveri, riducono le spese per complicanze e così via. La chiave è l'appropriatezza, quindi che il farmaco venga usato nel modo giusto e nelle persone giuste. Quali sono le persone giuste? Essenzialmente ce lo dice la letteratura internazionale, che è condensata efficacemente dalle linee guida, e anche a livello italiano abbiamo delle ottime linee guida nel settore del diabete. Il fatto che vengano però dati anche nel modo giusto significa che devono essere in qualche modo inseriti in un percorso di cura, e quindi ciò che dobbiamo curare molto anche a livello locale è che i percorsi di cura funzionino. Se questo avviene, nel diabete di tipo 2 anche i farmaci apparentemente più costosi possono diventare in realtà molto convenienti. Il discorso sulla tecnologia invece è un pochino più complesso. Qua dobbiamo distinguere sostanzialmente tra due tipi di tecnologia: la tecnologia che possiamo considerare più matura, cioè quegli strumenti, quegli oggetti che esistono già da qualche tempo. Bene, per questi naturalmente, oltre a verificarne bene le modalità, l'appropriatezza d'uso, dobbiamo cercare di farli acquisire al sistema a prezzi convenienti, e questo avviene attraverso delle procedure che sono già stabilite per legge, sono le procedure delle gare, che in questo contesto funzionano benissimo e che devono essere la strada maestra. Diverso è il discorso sulle tecnologie realmente innovative, laddove l'arrivo della nuova tecnologia spesso è molto tumultuoso. Immaginate, è un po' come quando arrivano i nuovi modelli di telefonini, uno dietro l'altro, subito con caratteristiche nuove, magari più vantaggiose, a volte anche a prezzi leggermente più alti, ma non di troppo più alti. Allora, tutto questo deve essere fatto entrare nel sistema con i dovuti controlli e anche con la dovuta attenzione. Siccome molto spesso la tecnologia più innovativa, quando arriva alla disponibilità, non ha dietro di sé una documentazione clinica ampia, come ad esempio quella dei farmaci, che per legge devono avere più documentazione, un'occasione importante può essere quella di inserirla in modo controllato. E quanto abbiamo sperimentato proprio per alcuni strumenti, in particolare per uno strumento per la misurazione in continuo del glucosio proprio qua in Toscana, con un processo di introduzione controllata in cui l'azienda produttrice ha concordato un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di mercato con la regione, che ha reso lo strumento disponibile a pazienti selezionati secondo criteri concordati con i clinici, i quali a loro volta si sono impegnati a raccogliere dati che sono serviti a capire meglio qual era poi l'impatto di quello strumento nella gestione pratica dei pazienti. Dall'analisi di questi dati è stato poi relativamente facile identificare bene quali erano le categorie di pazienti che si avvalevano meglio del prodotto, anche identificare un prezzo ragionevole e sulla base di questi indire, quando è stato il tempo, una procedura di gara per un acquisto più regolare, in modo tale che l'arrivo della nuova tecnologia avvenisse in modo sostenibile anche per il sistema, e senza però negare ai pazienti i vantaggi dell'innovazione. Grazie professor Mannucci, speriamo presto di riaverla di nuovo nostro ospite. È il momento di SOS Pronto Soccorso. Professore, allora, è bello perché c'è sempre una trade union, no? Poi alla sempre fine, Edoardo, tra gli argomenti, si è parlato sempre appunto di questo sdoppiamento che... Ti rompiamo sempre le scatole, Edoardo, perché
Ha detto bene lui, perché oggi si ha paura sempre di avere la glicemia più alta, magari dopo aver mangiato dei bomboloni, la brioche, poi ci si misura la glicemia e la troviamo più alta. Lo diceva, c'è la trade union, sì. Perché c'è una trade union in quanto noi abbiamo sotto questo aspetto due patologie, due tipologie di pazienti. La prima, che è quelli che vengono, che hanno un'altra patologia, che scoprono di essere diabetici e poi vanno dalla parte ambulatoriale. C'è quelli che non hanno la fortuna di sapere di essere diabetici, che a volte arrivano in condizioni di emergenza e d'urgenza al pronto soccorso perché hanno o dei comi, oppure proprio i comi nei giovani sono molto brutti, sono acidotici, cioè il sangue diventa acido, la glicemia sale moltissimo, quindi bisogna idratare molto questi soggetti, oppure la patologia nei vecchi, che sono a volte diabetici e non lo sanno, che sono i comi iperosmolari, cioè nel sangue il fatto di aumentare la glicemia libera con le urine molta acqua, si concentrano, sale non solo la glicemia, anche il sodio, e quindi si chiamano iperosmolari perché il sangue diventa molto più denso, diciamo, rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi c'è questa trade union, perché poi alla fine diciamo, ma lei scusi, ma si controlla per il diabete? Non si controlla? Chiamiamo lui o le inviamo all'ambulatorio, proprio perché, come diceva il professore, l'evoluzione terapeutica è stata negli anni molto rapida, per cui noi abbiamo bisogno di una competenza per avere la possibilità di dare e indicare una terapia veramente appropriata. Quindi ecco la trade union con, certo, il pronto soccorso. Anche ovviamente se oggi la grande educazione alimentare e anche l'educazione dei centri antidiabetici ha permesso, io per esempio devo dire sinceramente che prima vedevo molti chetoacidotici nei giovani che ora non vedo quasi più, e anche dei comi iperosmolari nelle vecchie che anche ora vedo raramente. Probabilmente io credo che un'educazione alimentare insieme anche a un'educazione che è stata fatta dai diabetologi in maniera veramente sorprendente, perché la popolazione è una popolazione difficile a volte da curare, basta pensare al fatto che oggi l'obesità, che prima era un elemento che condizionava, per dire, il ricco, oggi invece l'obesità è una patologia dei poveri, mentre i ricchi si controllano di più, e quindi anche il diabete è in corso in quella che è la patologia dei poveri, che mangiano male, che quindi non possono fare le diete perché è semplice, dice, mangiare la frutta, eccetera. Voi andate a vedere quanto costa la frutta e vi rendete conto che molti non se la possono permettere. Grazie. Quindi c'è questa trade union. No, dicevo l'ultima cosa. Velocissimo, perché sennò Diletta ci banda. Che a volte, no, volevo, il messaggio è che se uno inizia a vedere doppio non deve preoccuparsi. Deve ovviamente capire e venire al pronto soccorso, andare dal proprio medico curante e far vedere al medico curante quali sono le sue problematiche, se è vera la diplopia o non è vera, perché a volte uno può essere anche non vera. E poi l'altro aspetto è che spesso oggi noi rivediamo la diplopia dei traumi stradali, nelle commozioni cerebrali, e anche che vengono sotto l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti. Certo, degli stupefacenti. Grande piaga. Grazie, professor Grifoni. Prego. Torniamo a parlare del caso delle cliniche low cost. In particolar modo adesso concentriamoci sulla parte che forse è più lesa di tutto ciò, perché è vero che questo sistema ha leso certamente quelle che sono i diritti e tutto il resto che riguardano i professionisti degli studi tradizionali, senza dubbio, ma diciamo che la prima parte lesa è proprio il paziente, che a una certa si è visto interrompere le cure, perché questi centri sono stati chiusi. E allora, che cosa è successo, dottor Fancelli? Ma di fondo qui la prima parte lesa è chiaramente il paziente, perché è il paziente che in questo frangente ha necessità delle cure.
Vorrei anche, diciamo, sottolineare che parte lesa sono anche i colleghi che hanno lavorato presso queste strutture, nonché le assistenti, nonché i laboratori, quindi tutto, quando si ferma un'impresa, tutto ciò che gira intorno, insomma, quell'attività si ferma. Quale potrebbe essere una soluzione, se vogliamo parlare di questo? Il problema, diciamo, è in mano a Federconsumatori per quanto riguarda la possibilità di stoppare i finanziamenti che sono stati aperti. Su quello mi permetto di fare una piccola digressione, cioè in queste strutture i piani di cura sono proposti da un personale fondamentalmente amministrativo che propone un finanziamento, il finanziamento o il pagamento diretto anche in contanti, perché è successo anche questo, anche con volumi d'affari molto alto, per abbassare il costo della terapia. Una terapia da 6.000 euro diventa una terapia da 5.000 euro se il pagamento diventa contestuale o contestualmente finanziato. Non esiste, cioè questo è un qualcosa che non deve nemmeno esistere, deve essere un campanello di allarme per il paziente che si rivolge a queste strutture. Purtroppo con la liberalizzazione delle pubblicità, la legge Bersani, l'abolizione tariffari minimi, qui si è aperto un mondo difficile, perché è un mondo che ha spostato l'attenzione sull'oggetto della prestazione e non sulla prestazione stessa. Ringrazio il professor Mannucci prima che parlava di appropriatezza. L'appropriatezza della cura è indispensabile. L'appropriatezza della cura si fa con strumenti, metodiche e materiali appropriati, altrettanto, dico io. Quindi il significato di questo è, come dire, un messaggio a chi ci ascolta, quindi ai pazienti e agli studi. Non state andando dal dentista per comprare una capsula, vogliamo dirla in maniera molto semplice. Voi state andando dal dentista per curare e quindi ricevere una terapia, ed è una prestazione. Altrimenti si finisce per dare un messaggio per cui si compra l'apparecchio ortodontico, si compra la dentiera, si compra la capsula, si compra l'impianto, e non si sta facendo invece un piano di terapia che deve essere partecipato. Quando i nostri pazienti firmano in consenso informato, quello è un consenso partecipato, cioè il paziente viene informato di ciò che si fa, non è un foglio che si firma e si va via. Questa è una cosa indispensabile, smettiamola in qualche modo, e lo dico in maniera un po' rude, però, di pensare di andare a comprare pere e mele da uno studio oppure da un altro. Girano pazienti in difficoltà sicuramente anche da un punto di vista economico, e da un punto di vista anche, come dire, di non sanno che scelta prendere, girano con preventivi dove le voci sono anche voci a volte un po' mascherate. Se noi pensiamo a un impianto, senza far nomi né di aziende, né di studi, né di low cost, è impensabile su un preventivo su cui a volte non è specificato neanche l'impianto che verrà posizionato in termini di, per esempio, marca. In Italia vengono distribuiti circa 1.400 piattaforme implantari. Di che si sta parlando? Non esiste paragonare in una concessionaria multimarca macchine diverse, altrimenti qui si svilisce quello che è il senso di scelta dell'appropriatezza terapeutica, perché se il professionista ha scelto un impianto piuttosto che un altro, l'avrà scelto per certe particolari condizioni, ma il paziente deve essere informato prima che l'impianto venga posizionato, e non che dopo si ritrova magari il cartoncino dell'impianto posizionato e non sa che, non poteva valutarne perché come si cerca su internet tante informazioni, se uno studio è più capace, meno capace, se però bisogna in questo modo anche che le persone possono informarsi anche su che cosa poi ricevono, ecco. Questo allora, è un messaggio. No, la gente giustamente si rivolge al professionista, e quindi però come ci si informa di tante cose anche prima di andare al professionista, che oggi i pazienti arrivano ai nostri studi già abbastanza preparati, diciamo, rispetto a prima, hanno magari anche la liceità di potersi informare se un impianto potrebbe essere magari meglio di un altro. A proposito di informazione, un'informazione importante, e poi dobbiamo chiudere il capitolo perché devo passare agli altri ospiti. Andy ha attivato un servizio, se non sbaglio, in soccorso dei pazienti che si sono ritrovati senza medico curante e senza... senza soldi anche nel portafoglio, perché magari questi soldi li hanno anticipati. Sì, Andy è in soccorso attraverso un servizio legale messo a disposizione a proprie spese, ed è possibile
contattare le sedi sia provinciali che regionali dell'Andi. Mi permetto di dare la casella email, che è firenze@andi.it oppure toscana@andi.it, nella quale ci si può rivolgere per avere un'assistenza legale. Ecco. Questo è quello che Andi, come Associazione Nazionale Dentisti Italiani, nella fattispecie nella sezione di Firenze e della Toscana, offre per venire incontro alle necessità dei pazienti, che sono le più disparate, ma soprattutto per quanto riguarda il blocco dei finanziamenti e il blocco, il resto, e tutto diciamo. Il resto, esattamente. Grazie, grazie davvero. La linea ai nostri psicologi. Allora, abbiamo fatto una descrizione puntuale, ma viste gli argomenti, insomma, e l'importanza anche piuttosto sommaria, cerchiamo di tirare le fila tra EMDR e ipnosi, dottor Cinquini. Allora, dunque, io direi velocissimamente che le due tecniche possono anche essere sovrapponibili, soprattutto per quanto riguarda EMDR nella prima fase terapeutica, quando si fa proprio la rinarrazione del trauma subito. E in questa fase può essere interessante introdurre una induzione ipnotica. Tra l'altro questo è emerso anche nel Congresso Nazionale di Alghero nel 2017, dove appunto studi fatti in vari paesi del mondo si evidenziava questa importante, diciamo, complementarità delle due tecniche. Ecco, per quello. Quindi, che non si autoescludono, vogliamo dire. Allora, per qualunque informazione, non googlate, che poi si fanno i disastri, chiedete direttamente a loro, perché ci sono gli indirizzi email che noi diamo dei due professionisti, che sono il primo relativamente alla dottoressa Chiti, dot.chiti@gmail.com, e l'altro del dottor Cinquini, info@studiopsichefirenze.it. In caso di dubbio scriveteci. Non c'è problema, volentieri. Non c'è problema, loro rispondono certamente meglio del dottor Google. Ecco, come si dice, la linea Katia adesso, grazie. Eccoci qui, Silvia, nuovamente. Allora, Silvia, l'Accademia e il percorso dell'operatore olistico, visto che tu non l'avevi nel tuo immaginario, no? Ma che frequentando i corsi poi ti è arrivata questa voglia, vedendo l'approfondimento, e dicevi prima, anche della parte scientifica che andiamo a studiare insieme. A chi è che consiglieresti o indicheresti di fare un tipo di percorso del genere? Allora, sicuramente alle persone che appunto hanno interesse verso la natura e il benessere in generale. Ovviamente si va a fare un percorso che poi va ad aiutare gli altri, quindi bisogna anche essere portati a farlo, e per fare tutto questo bisogna anche mettersi in testa che è un percorso che va molto a lavorare su noi stessi, perché prima dobbiamo capire noi stessi per poter poi, attraverso le tecniche che appunto tu, Katia, insegni, con quali possono essere ad esempio la riflessologia plantare, attraverso quelle poi possiamo aiutare gli altri. Ma ovviamente, ripeto, la cosa più importante, oltre ad avere una propensione e una passione verso la materia, bisogna però ricordarsi che è un viaggio dentro noi stessi, perché solo così poi possiamo anche aiutare gli altri. Questo è quello che consiglio io. Infatti abbiamo fatto un residenziale proprio di recente, no? Dove abbiamo toccato varie materie, e credo che, poi dimmi pure anche tu, la cosa che ci ha colpito molto è quello che si crea poi anche con gli altri compagni, il lavoro profondo che andiamo a fare su noi stessi. Vuoi dire qualcosa di questo? Sì, certo, è stata un'esperienza molto potente e interessante, devo dire, perché si creano appunto questi gruppi di persone che all'inizio siamo anche sconosciuti, e messi poi gli uni di fronte agli altri con tutti gli esercizi e tutte le pratiche che appunto tu, Katia, ci fai fare, vengono fuori un po' tutti i nostri timori, le nostre paure, e siamo tutti lì insieme a cercare di aiutarsi gli uni con gli altri. Non è semplice, perché quando ci si mette a nudo poi è sempre
sempre difficile, specialmente di fronte a degli sconosciuti o pseudotali, anche se con qualcuno ci conoscevamo già. Però devo dire che dopo un percorso così lungo si esce da questa esperienza rinati e si capiscono molte più cose. Silvia, io ti ringrazio tantissimo di essere venuta qui a dare questa testimonianza. Ringrazio tutti, ringrazio Francesca e ci vediamo mercoledì prossimo e passo la linea a Francesca. Grazie Katia. Beh, siamo giunti alla conclusione anche di questa multisfaccettata, variegata puntata di Tada che ha avuto come fil rouge appunto la nostra salute. Io direi di chiudere così prima di andare in cucina dal nostro health chef Diego Babboni, che vige una regola forse generale, che è quella di debellare, no, l'ignoranza, nel senso vero di ignorare le cose, perché forse è proprio l'ignoranza una delle principali nemiche della nostra salute sotto molteplici aspetti. Adesso la pubblicità, qualche minuto, però state con noi perché noi torniamo e lo faremo in cucina. A tra poco.